anche la chiesa pistoiese ha rinnovato nel giorno del Giovedì Santo la cerimonia della lavanda dei piedi, facendo memoria del gesto di Gesù nell'ultima cena raccontato nel Vangelo di Giovanni. Gesto ripetuto nella messa in cena Domini della cattedrale di San Zeno per la celebrazione presieduta da Monsignor Fausto Tardelli. Gesù intendeva con quel gesto dire che la sua vita era donata per la salvezza del mondo e invitava a fare uguale, però invitava i suoi discepoli a ripetere questo gesto non ritualmente, semplicemente, ma con la vita, mettendosi a servizio del regno di Dio e delle persone perché possano scoprire la vera vita. E noi lo ripetiamo questo gesto ovviamente ritualmente, ma non è diciamo il gesto che compiamo che ha significato in sé, è quello che esso rappresenta, la volontà di seguire Gesù Cristo, innanzitutto di lasciarsi lavare noi stessi da Cristo, perché Pietro non voleva essere lavato e invece Gesù lo rimprovera. Noi quindi vogliamo essere purificati da Cristo, ma allo stesso tempo vogliamo vivere nella vita di Cristo, cioè mettendoci a servizio gli uni degli altri. Anche alla chiesa di Maria Madre Nostra presso la Maic di Pistoia, Don Diego Pancaldo, responsabile della comunità e assistente spirituale, ha lavato i piedi a un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentano il centro di riabilitazione pistoiese.